Yarocci, capitano della Bacigalupo Vasto Marina Juniores, tu eri uno di quelli che l'anno scorso sei rimasto parecchio amareggiato per la retrocessione insieme a Marinelli e Del Vecchio, sei rimasto per riportare la squadra nel campionato d'élite. Questa prima parte di stagione è andata benissimo, nonostante la presenza del Lanciano siete al primo posto. Come sta andando questo campionato? Assolutamente sì, penso che le differenze rispetto all'anno scorso sono sotto gli occhi di tutti, anche perché il gruppo quest'anno è molto più affiatato e molto più, diciamo, si impegna molto di più nel lavoro settimanale. L'anno scorso vivevamo una situazione un po' particolare, dato che non tutti erano sempre presenti e pronti anche negli allenamenti, diciamo. Quindi poi logicamente si ripercuoteva tutto nelle partite lunedì. Siete primi, avete fatto una cavalcata per raggiungere prima e superare poi il Lanciano. Nel 2019 lavorerete ancora di più per centrare, per mantenere il primo posto fino alla fine? Assolutamente sì, anche perché la retrocessione dell'anno scorso ci ha parecchio amareggiato, dato che non è arrivata in maniera abbastanza rocambolesca e non ce l'aspettavamo sinceramente. Però, come ho già detto, ecco, sicuramente stiamo lavorando bene e questo lavoro ci ripagherà e molto probabilmente, secondo me, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di ritornare dove meritiamo. In prima squadra c'è Koulibaly, che ben si sta comportando con voi, sta andando benissimo Keita. Come va con questi nuovi ragazzi arrivati in estate? Sì, loro si stanno impegnando molto, diciamo, sono messi a disposizione, anche perché all'inizio avevamo qualche problema anche con la lingua, che con Keita stiamo risolvendo piano piano, con Koulibaly siamo ancora in alto mare, ma sì, sostanzialmente sono due ragazzi che si impegnano molto e che si mettono a disposizione, quindi è anche giusto che gli vengano riconosciuti i propri meriti. Fino adesso avete avuto in panchina Maccione, da qualche ora è stato sostituito con Cesario, che insieme al suo vice curerà anche la d'élite. Avere l'allenatore della prima squadra per voi è un motivo per dare ancora di più nel corso della stagione? Sì, senz'altro, come ci tengo a ringraziare il mister Maccione per quello che ha fatto con noi. E comunque sì, ovviamente, stando con il mister Cesario anche lunedì è un motivo per noi che non ancora troviamo spazio in prima squadra per metterci in luce, ed è un motivo sicuramente anche per il mister per tenere sott'occhio anche noi, dato che comunque ci tiene molto e non ci tiene mai da parte neanche durante il lavoro settimanale.